Benvenuti a Un crimine al giorno, 18 marzo. Era stanco Carlino il pelato delle continue derisioni, dei continui atti di bullismo da parte di ragazzi del paese più o meno grandi ai suoi danni a causa della sua conformazione fisica, della sua gobba, della sua mancanza di capelli. E il cardaio il 18 marzo del 1873 commise quello che è stato il suo ultimo delitto terrificante in una casa di Incisa Valdarno, nella sua casa, nella cantina, fra le 9 e le 9:30, uccise il piccolissimo Luigi Bonechi, anni 4, e lo seppellì sotto qualche centimetro di terra, laddove aveva seppellito altri tre bambini che vennero scoperti in seguito, e li uccise tutti percuotendoli con una ruota d'automobile e con il cerchione della ruota stessa. Abbiamo detto Carlino il Pelato, Callisto Grandi all'anagrafe, anni 24, che faceva il cardaio presso Incisa Valdarno a Firenze e che è sicuramente uno dei primissimi serial killer della storia italiana. Il movente, abbiamo detto, vendetta per il bullismo e la derisione, ma sicuramente una buona dose di psicosi per quanto concerne Carlino il Pelato, che venne scoperto proprio nell'atto di sequestrare un ulteriore adolescente e venne sostanzialmente arrestato e fu reo confesso degli atti, insomma, dell'uccisione di Luigi Bonechi e di altri tre bambini della zona. Venne condannato a 20 anni per i quattro omicidi a causa dei gravissimi problemi psichiatrici che presentava, e all'uscita di questi 20 anni di carcere venne poi condannato ulteriormente al manicomio a vita, dal quale non uscì vivo e perì nel 1911. Questo è uno dei primissimi casi di un serial killer, e per di più un serial killer di bambini in Italia, 1873. Per la giornata di oggi, 18 marzo, un'altra piccola pillola di crimine, veramente una pillola di true crime. Per un crimine al giorno oggi. Come al solito su Crack Apart YouTube, per un crimine al giorno. Ci vediamo domani con la prossima puntata.